Grazie delle belle parole, grazie a Ilaria di questo invito che mi fa grande piacere, sono contento di essere qua e mi piace avere la possibilità di riflettere un po' ad alta voce con voi su questo tema che ci sta tanto a cuore, che è questo della pandemia e più in generale di cosa accade al mondo alla luce di quello che ci è successo. Ma quella della DAD, allora, gli insegnanti in sala alzino la mano. No, perché poi purtroppo urto la suscettibilità e mi rendo conto e poi mi piange il cuore dopo. Ma veramente ho detto quella frase così dura? Sì, No. a meno che non so qualche Ma giornalista. magari c'era una virgola in mezzo, proprio la pe cosa peggiore che abbiamo fatto. Sì. No, lì probabilmente stavo argomentando in maniera meno barbara, sono sicuro, però stavo cercando di, perché c'è molto da capire in come abbiamo reagito con la scuola, e quando parlo della scuola parlo delle scuole primarie, secondarie, ma non in Italia, in Europa in generale. E la DAD, secondo me, incarna veramente un certo tipo di movimento mentale, ecco. Per cui la prendo come esempio, e poi perché è una cosa che conoscono tutti, che è entrata nel tessuto proprio quotidiano delle famiglie. E quindi l'abbiamo vista da vicino, non ci sono solo i professori, per ogni professore ci sono 30, 60, 80, 90 allievi, quindi 30, 60, 80, 90 famiglie, insomma c'è molta gente che ha visto accadere tutto questo, no? E io di solito la prendo come esempio di una forma di rigidità, di lentezza e di mancanza di elasticità del tipo di intelligenza con cui noi oggi ci gestiamo. Nella DAD c'è un tratto, diciamo che su cui tutti si fermano, soprattutto i professori, che dicono: eh beh, siamo stati capaci di trasferire la scuola, comunque, in qualche modo, di farla, se no avremmo chiuso le scuole e basta. Invece, in un tempo piuttosto rapido, siamo riusciti a mettere comunque un computer davanti agli occhi dei nostri figli e abbiamo fatto lezione, no? Che per molti professori è stato anche molto complicato, perché provate a tenere una classe di 14enni, che già è difficile tenerla lì, figuratevi da a distanza, no? Per cui effettivamente. Detto questo, però, la DAD ci rivela abbastanza come ci muoviamo noi quando incominciate a pensare come è stata usata. E adesso, non per dilungarci l'intera serata su questo tema qui, che non vale la pena, ma in un tratto capite veramente come siamo fatti. Cosa ha fatto la scuola? Ha trasferito in DAD, cioè con uno strumento completamente diverso, esattamente quello che stava insegnando fisicamente, quello che doveva insegnare fisicamente, quello che ha deciso di insegnare ogni anno fisicamente. È evidente che questa mossa è destinata al fallimento, perché quando tu cambi strumento, cambi forma, è evidente che ti porti dietro una modificazione anche del contenuto. Se voi trasferite un budino in una bottiglia, auguri, cioè, la bottiglia ha fatto un altro tipo di dolce, cioè dovete automaticamente cambiare. Lì il cambiamento era talmente feroce tra una classe fisica dei corpi umani, le ore, la scuola e ognuno a casa sua con uno schermo, che il primo riflesso doveva essere interrogarsi su: ok, lo strumento ce l'abbiamo, e adesso cosa facciamo? Questa domanda, cosa facciamo, è molto interessante sapere come è stata affrontata. Cioè, ogni singolo insegnante, o al meglio, diciamo, ogni singolo consiglio d'istituto, si è fatto due o tre domande, no? Come riuscire a. Però alla fine quel che abbiamo fatto cos'è stato? Ad esempio, trasferire 6 ore di scuola, 5-6 ore di scuola, trasferirle in DAD, che significa 5-6 ore di computer per un ragazzo, ad esempio, di 14 anni. Lo stesso ragazzo a cui fino al giorno prima abbiamo detto: quante ore che sei davanti al computer, videogame, eccetera, no? Staccati da quella roba, via le cose, spegni questa cosa. 6 ore al mattino, dalle 8, perché anche l'ora di inizio non si è avuto nemmeno quel minimo di brillantezza intellettuale di dire: ok, allora cosa faccio? Si sono accorciate un po' le ore, quando si è capito che questi ragazzini impazzivano, ma ad esempio non si è pensato alla cosa più ovvia, cioè che se c'era un programma di latino quell'anno, non era il caso di farlo, è evidente. Hai 4 ore di latino, ma non so, spendine una a parlare con questi ragazzi, a interrogarli, ad ascoltarli,
a fare latino in un altro modo, no? Ma se tu invece dovevi fare la prima declinazione a gennaio, la seconda declinazione a marzo, e li fai a gennaio e a marzo, la vedete la rigidità del sistema. Quando ho visto mio figlio che faceva educazione fisica in DAD, ho pensato che c'era qualcosa che non andava. Cioè, lo vedete il sistema, no? E poi ci ho anche pensato, ho detto, guarda, in fondo li avessero messi davanti al computer a far piegamenti, yoga. Purtroppo studiava il metacarpo, perché capite la rigidità, ma lo dico a scanso di equivoci, il professore non era stupido, non era stupida la sua scuola, non era stupido il suo preside, non è intelligente il sistema, perché comunque voi potete avere tutte le giustificazioni che volete, avere una simpatia enorme nei confronti di tutti, ma se il sistema produce un'ora di educazione fisica in DAD in cui studi il metacarpo, torno alla mia citazione e la capisco. Esagerata, tutto quel che volete, però adesso voi direte vabbè, l'educazione fisica è una piccola cosa, ma guardate lì, voi vedete tutto il sistema, l'interrogazione, il computer in classe. È chiaro che lì noi avremmo dovuto disporre di un sistema così flessibile che quando arriva la grandine lui sa come muoversi. Invece noi abbiamo un monolite nella scuola che conosce una sola modalità e già quella la vive con molta difficoltà, quindi non può reagire a nessuna difficoltà. D'altra parte è un sistema che il passaggio alla DAD non l'ha fatto perché disponeva dei suoi strumenti, perché digitalmente parlando la scuola italiana ed europea è enormemente in ritardo. Se non c'erano quelli che avevano fatto Zoom, se non c'era Google, qualcuno sa dirmi come facevamo a fare la scuola? Ci avremmo messo 2 anni a digitalizzare tutto il sistema. Quindi anche questo trasferimento, che è stato molto lodato come una prova veloce, ma non è stato partorito dal sistema scuola, si è approfittato di tecnologie pressoché gratuite, che nel tempo non sono state sviluppate dal sistema scolastico, che anzi era ancora le LIM, no? le lavagne, no? Digitali, una per ogni 4 classi, capite? Come siamo andati alla guerra. Così hanno mandato mio nonno a fare la prima guerra mondiale, proprio analogamente. E qui veniamo al tema che invece che volevo brevemente magari portare qui in questo bellissimo posto, un tantino caldo, no ma bellissimo, poteva essere molto più caldo, che è quello proprio del tipo di intelligenza. La DAD ci ha introdotto bene, secondo me, in questa cosa, cioè gli umani hanno comunque un modo di stare al mondo e in quel modo di stare al mondo cercano sostanzialmente di risolvere problemi, superare gli ostacoli che gli si pongono davanti e, se cresce del tempo, di cercare i sistemi per essere felici. Okay? Tutto il sistema che noi usiamo per ottenere questi risultati, noi stasera lo chiameremo intelligenza. Non stiamo a formalizzarci troppo, ma insomma, intelligenza. È un sistema che io trovo affascinantissimo e che è il complesso di abilità che noi abbiamo, tipo fare 2 più 2, 4 per dire, capacità che abbiamo, sentire che le cose non vanno. È proprio un sistema di molte cose, i valori che abbiamo, non uccidiamo, per esempio. Mettete tutto questo insieme e chiamate questo intelligenza. È sostanzialmente lo strumento con cui noi cerchiamo di vivere nel modo migliore. La cosa che è estremamente affascinante, bellissima, è che gli umani nel corso della loro storia hanno cambiato sistemi di intelligenza. Noi non funzioniamo da sempre con una certa intelligenza. L'abbiamo di volta in volta cambiata. E permettetemi di aprire una piccola parentesi che mi diverte da morire, che è una storia greca. L'abbiamo sempre cambiata e da sempre noi disponiamo di diversi modelli di intelligenza e poi ne scegliamo uno. Nel mondo greco, che per molti versi è la nostra culla e che per ragioni misteriose effettivamente è la matrice di moltissime delle cose che noi ancora oggi utilizziamo e di cui è fatta la nostra intelligenza, nel mondo greco, ad esempio, c'è questa storia un pochino nascosta tra le righe dei testi sacri loro, ma che tutti gli studiosi conoscono, che è il confronto fra 2 personaggi, i greci erano fantastici nel narrare i movimenti della mente, fondendoli in storie di eroi, personaggi, in fumetti sostanzialmente, no? E nel mondo greco, diciamo quello dal mondo omerico, VIII secolo, fino al V secolo, cioè fino all'avvento dei filosofi, diciamo così, l'idea di intelligenza era incarnata da 2 personaggi mitici. Uno lo conosciamo molto bene ed era Odisseo,
che infatti ci viene insegnato anche a scuola, no? L'astuto, ma loro erano molto sottili e ne avevano un altro che si chiamava Palamede, che era il suo rivale in quanto intelligenza. C'erano quelli che erano rivali in quanto a forza, in quanto a coraggio, in quanto a bellezza, e poi ce n'erano due che erano rivali in quanto a intelligenza. Erano i due geni, diciamo, dell'esercito acheo. Uno era Ulisse e uno era Palamede. E cosa incarnavano questi due? Due tipi di intelligenza diversa. Proprio due sistemi possibili con cui cercare di vivere il mondo. E i greci, in questo modo loro narrativo fantastico, la storia che ci hanno tramandato su questi due è la storia di due che si odiano, di due che combattono e in maniera più o meno corretta si giocano cosa? Il primato e la decisione di che intelligenza prevarrà in quel tipo di società. E quella di Ulisse, quella che poi noi abbiamo ereditato e che abbiamo idolatrato, è finita anche in Dante, per citare un tema d'attualità, che è quella di Odisseo, era un'intelligenza di tipo particolare, non a caso in italiano viene tradotta come astuzia, cioè era la furbizia dell'uomo che praticamente ereditava il sapere dai padri e, disponendo di questo sapere, e a lui fedele, alle tradizioni, ai principi, eccetera, ma disponendo di questo, poi se la cavava con l'astuzia e risolveva i problemi della vita, tra i quali, ad esempio, prendere la città di Troia con un cavallo, eccetera, eccetera. E Palamede invece incarnava un'altra idea di sapere, in realtà che cominciava a avvicinarsi a quella dei filosofi, che era diversa, che diceva, sì, vabbè, ok, guardi il cielo, gli dèi, tutto, però mi piacerebbe però controllare io. Allora metteva le mani sulle cose e diceva, ma Palamede è stato tramandato come l'inventore della scrittura, come l'inventore del gioco degli scacchi, come l'inventore di alcuni trucchi numerici. Quindi c'è qualcosa che sborda perfino un po' nella scienza, anche se la parola è impropria per il mondo greco. Ma era un tipo di intelligenza, diciamo, più laica, ok? Non era furbizia ed era un po' questa capacità dell'uomo di capire le cose senza dover usare la coppia, quel che ha detto Dio e quel che io con furbescamente riesco a trovare, questo è Odisseo, no, invece un uomo capace di chinarsi sulle cose, di misurarle. Ad esempio lui era tramandato come l'inventore delle misure, del metro, del chilo, non si chiamavano così, ma per dire, cioè era uno che qui diceva, ma qui ci sono, no, tot di persone, cioè contava, era un uomo che contava. Ulisse non contava, Ulisse è un'altra cosa. Proprio. E vedete lo scontro, cosa si scontrava lì? Cos'è che ci raccontavano i nostri padri in questa storia? Il fatto che noi umani possiamo scegliere delle forme di intelligenza diverse per vivere meglio possibile il mondo. Nella storia greca quel che succede è che Ulisse, furbo, riesce a far accusare Palamede di tradimento mettendogli delle prove nella tenda, come quando ti mettono a me, no, ma insomma nei film quando ti mettono la bustina di cocaina nella tasca, uguale, gli ha messo dei soldi nella tenda, lo accusa di tradimento, gli fanno un processo che lui non c'era nemmeno, lo condannano a morte e lo uccidono i suoi compagni proprio di battaglia. E da lì in poi Palamede sarà poi memorizzato per secoli e secoli come l'innocente punito in maniera colpevole, per sbaglio, è l'incarnazione dell'uomo punito ingiustamente. Però vince l'astuzia, perché in quel mondo lì era effettivamente questa copiata di rispetto della tradizione, il mito, gli dèi, e di furbizia, grande furbizia, effettivamente era la loro, e si dovette aspettare la generazione dei filosofi, no? I primi presocratici, poi Socrate, che ammazzarono anche lui a causa di questo, per la resistenza proprio, che invece a poco poi affermò un'altra forma di intelligenza. Questo per dirvi come noi umani abbiamo, tra le altre tante cose che facciamo, questa meravigliosa sfida continua tra modelli di intelligenza, che spesso si incarnano anche proprio in eroi, in personaggi. Se voi pensate allo scontro tra Galileo e la Chiesa, lì c'erano due, cioè nessuno dei due era stupido. Sarebbe un errore pensare che il vescovo davanti a cui, il papa davanti a cui Galileo dovette umiliarsi, era stupido. È ovvio che non lo era, ma era portatore di una forma di intelligenza particolare e Galileo di un'altra. Galileo arrivava troppo presto, l'altro era una forma di intelligenza che era bella stabilita lì e quindi perse Galileo. Ai nostri occhi però è
in forma di eroe, no? E sempre è stato così e sempre continuerà ad esserlo. E sono delle sfide d'altissimo livello, feroci, non scorre sangue se non nelle storie greche, naturalmente. Però ancora a livello di Galileo scorreva sangue, cioè ne hanno bruciati in questo confronto di forme di intelligenza. Al limite, visto che parlo di bruciare, il grande rogo in cui in un numero di anni nemmeno enorme abbiamo bruciato un numero incredibile di streghe nel nostro civilissimo continente, anche lì non è che ci fosse uno cattivo, uno buono, o uno intelligente, uno stupido, erano due forme di intelligenza alternative che si scontravano. Dico tutto questo, di Palamede e Odisseo c'è una storia bellissima, per farvi capire i due tipi. Quando hanno fatto la guerra di Troia, Agamennone ha convocato tutti i principi, no? tutte le isole, e ha detto, avevano un patto fra di loro, è andato a chiamarli uno a uno, perché arrivassero e partissero a combattere la guerra. E Ulisse, che era astuto, quando arrivarono gli ambasciatori di Agamennone, si finse pazzo per non andare alla guerra. E si finse pazzo in questo modo, che poi i greci hanno questa fantasia narrativa fantastica, si fece trovare sulla spiaggia della sua isola, Ittaca, che arava la sabbia. Proprio gridando, spingeva sto coso, sto aratro, proprio arrivarono sti messi elegantissimi e lui era là che spingeva. Che è ovvio che arare e seminare nella sabbia è la cosa più folle che puoi fare, no? Per cui simbolo. E questi messi arrivarono, lo videro e c'era, nella scena c'era la moglie, chiamiamola così, di Odisseo, famosa Penelope, e poi c'era una nutrice che teneva in braccio il bambino, il figlio di Ulisse. E l'ambasciatore di Agamennone prese questo bambino, così, tra le mani, e lo posò sulla sabbia esattamente dritto all'aratro di Ulisse. Proprio l'ho messo lì. Lui arrivava così, prese il bambino e lo mise lì, per terra. E poi stette ad aspettare. E Ulisse col suo aratro spinse su... Tre metri, due metri, un metro, 50 centimetri, arrivato a 30 centimetri, si ferma, prima di fare in due suo figlio, e dice, ok, vengo alla guerra, lascia l'aratro e se ne va. E chi era l'ambasciatore di Agamennone che gli fece questo bel numero? Palamede. Vedete com'è uno scontro continuo proprio fra i due. E in questo loro semplicemente memorizzavano le caratteristiche, i tratti delle due forme di intelligenza. Dico tutto questo perché, alla luce della pandemia, poi come ho scritto anche in questo piccolo libro, sono tantissime le cose affascinanti che voi potete in questo momento osservare legate a quello che ci è successo. Ce n'è una che mi affascina in modo particolare e la riassumerei così. In questa esperienza qua noi stiamo sostanzialmente decidendo se vincerà Odisseo o Palamede, stufi del fatto di vederli combattere da ormai troppo tempo. Traduco, c'è una forma di intelligenza che è l'intelligenza, ad esempio, in cui sono cresciuto io, la mia generazione, e che è andata in crisi, ha cominciato ad avere un Palamede che ha cominciato a dar fastidio una trentina d'anni fa, 30-40 anni fa. Questa nuova intelligenza ha avuto come fosse una grande battaglia vinta con l'avvento del digitale, perché il digitale è figlio veramente di una forma di intelligenza diversa, e questo ha creato come una sorta di frizione in cui noi stiamo soffrendo, perché metà del nostro mondo è figlio di una intelligenza che adesso vediamo di definire, insomma, che viene da dietro, e metà del nostro mondo è figlia di un'intelligenza che invece è tutta davanti, cioè ancora in parte da venire e comunque rappresenta il nostro futuro. In questa specie di resistenza e di scontro noi a lungo abbiamo sofferto. Dato che l'assunto di questo libro è che noi ci siamo andati a cercare in qualche modo la pandemia, ma poteva essere questo, poteva essere un'altra cosa, ma noi cercavamo un incidente, come quelli, sapete, quelli che stanno insieme
Ma non c'è qualcosa che non va, sapete quelle vite di coppia che poi, lo sapete benissimo, lo so, che a un certo punto declinano, no? E poi a un certo punto uno dei due cerca l'incidente, cioè o si fa scoprire con l'amante, oppure da un particolare trascurabile della sua vita fa nascere un casino, no? Perché cerchiamo l'incidente? Perché lo facciamo? Perché se non riusciamo a, diciamo, a trovare un equilibrio o a risolvere una frizione, a un certo punto allora tanto vale andarsi a schiantare contro il muro, qualcosa succederà. E noi in tante cose ci siamo andati a schiantare contro il muro in questa forma della pandemia, e una di queste cose sicuramente è che non ne potevamo più di questo contrasto, di questo attrito tra queste due intelligenze. Guardate che detto così sembra molto teorico, ma invece è molto pratico. Prendete ad esempio i ragazzini. Un ragazzino che alle 8 del mattino va a scuola, lui sta a mollo in una intelligenza, quella che viene da dietro, in tutto e per tutto. Poi va a casa, mangia, accende il computer e lui sta a mollo in un'intelligenza che è in tutto e per tutto quella che deve venire. Sarà mica una vita facile la sua, sarà mica che è un po' nervoso anche per quello. E se lui è nervoso, io sono nervoso. E se io sono nervoso, i miei amici sono nervosi, nella mia scuola sono nervosi e la mia fidanzata è nervosa. È un filo, ma pensate qua, in quante situazioni noi da anni vivevamo questa frizione. E alla lunga è meglio cercare l'incidente e andare a decidere che vinca uno dei due, che Ulisse uccida Palamede a tradimento. Va bene, ma si vive meglio se poi ci si accasa tranquillamente in una forma di intelligenza. Due parole su queste due intelligenze, così come erano Odisseo e Palamede, come le possiamo capire? Allora, quella diciamo che ha prodotto me, è una parte, vedo, sostanziosa di voi, è un'intelligenza che noi abbiamo conosciuto all'inizio del suo declino, ma che viene da lontano. Ricordatevi sempre che intelligenza significa un sistema complesso in cui metti insieme capacità del corpo, della mente, priorità, valori, gusto anche. Questo sistema di intelligenza che ha prodotto noi, e che ci ha formato e ci ha educato, ad esempio a scuola, è un sistema che probabilmente insomma, diciamo, si può far nascere a cavallo fra 700 e 800, quindi pensate quanti anni ha, è anche giusto che sia andato in crisi. E forse diciamo che la sua culla è stato lo scontro tra illuminismo e romanticismo, che è stato uno degli scontri più belli nella storia della cultura degli umani, è avvenuto nel nostro continente, quindi pensate come ne siamo segnati, e diciamo, in questo rimbalzo fra due modi di stare al mondo che erano molto diversi, illuminismo e romanticismo, quello che ne è nato alla fine di questo scontro è una forma di intelligenza che ha avuto probabilmente l'epoca del suo trionfo nell'Ottocento, non a caso anche la grande stagione della nascita della fiducia nella scienza, non dico nella scienza perché il problema è più complesso, qui l'aria potrebbe dirla lunga, ma nel fatto che proprio la comunità ha riconosciuto in quel modo di procedere, diciamo, una possibilità di gestire il mondo. Ma poi di mezzo c'è tutto, c'è l'avvento della borghesia, c'è la rivoluzione industriale, c'è l'imperialismo, c'è tutto. E, diciamo che questa intelligenza qua, che è uscita dalla fornace dello scontro fra illuminismo e romanticismo, ha prodotto effettivamente una formula in cui noi abbiamo creduto molto fortemente, che nell'Ottocento ha avuto come fosse una sorta di epoca dello splendore, e nel Novecento ha avuto una sorta di vertiginosa moltiplicazione in basso e in alto, cioè sia nelle meraviglie che riusciva a produrre, sia nei disastri che riusciva a produrre. Se voi pensate a tutte le scoperte scientifiche che sono state fatte nel Novecento, che sono figlie di questo tipo di prensione del mondo, di questo tipo di intelligenza, mettetele su un piatto, mettete sull'altro due guerre mondiali, una guerra fredda, la prima bomba atomica, cioè la prima arma mai creata dagli umani capace di distruggere tutti gli umani. Mettete queste due cose su due piatti e vedete questa intelligenza. Era capace di produrre con grandissima potenza risultati molto diversi. Ma sono coerenti però. Non dovete pensare che l'hanno sbagliato e che avevano fatto giusto. No, in realtà, guardate, la cultura altissima europea che ha prodotto le due guerre mondiali era
davvero il livello di quei popoli, il popolo tedesco, il popolo francese, il livello dei loro leader di tutti i tipi, della loro intelligenza, dei loro artisti era altissimo. C'era proprio una forma di intelligenza che però aveva dentro la possibilità, se non, guardate, l'inesorabilità di produrre il disastro. Era quello che è successo. Pochi profeti, già nel Novecento, capirono che c'era la crepa e che avremmo dovuto molto velocemente venire fuori da quel tipo di intelligenza, ma non furono ascoltati più di tanto. E il Novecento, di fatto, almeno ai miei occhi, è veramente la immane esibizione tragica, meravigliosa, spettacolare di questo tipo di intelligenza nell'epoca del suo trionfo folle, quasi della sua illusione quasi di onnipotenza. Il Novecento è stato forse il secolo di maggiore sofferenza per gli europei nella loro storia, forse la guerra dei 30 anni ha coinciso con un periodo di simile sofferenza, però probabilmente è veramente il secolo orribile della storia del nostro continente e non solo. E diciamo che il trascinamento di sofferenza, di memoria, di dolore è stata immensa. Ci sono almeno 3 generazioni di europei che sono stati segnati profondamente dall'orrore a diversi livelli, ma se pensate a tutto quello che è successo. E le forme di intelligenza non sopravvivono a questi shock. E gli umani, giustamente, quando si trovano a vivere questi passaggi di eccesso di sofferenza e di dolore, corrono ai ripari e cosa fanno? Un gesto istintivo, cioè cercano un'alternativa e la cercano soprattutto là, cioè cercano Palamede dopo che Ulisse li ha portati al disastro. Cioè cercano di far ruotare qualcosa in modo di poter disporre di un'arma, di un'intelligenza che non sia più quella che ha devastato le loro vite. Ed è quello che è successo, in maniera spontanea, abbastanza non drammatica, senza scorrimento di sangue, con l'avvento del digitale, che è una tecnologia, ma come ho cercato di spiegare in The Game, non è una tecnologia che ha prodotto poi dei cambiamenti nel nostro modo di pensare, è la tecnologia che è il frutto di un diverso modo di pensare. Il telefonino è stato inventato da gente che aveva un certo cervello, un certo modo di stare al mondo, diverso dai suoi padri. E ha creato un device, che è il telefonino ad esempio, che a sua volta certamente poi crea, forma, allestisce uomini diversi. Ma il telefonino di per sé non è che si è spalancato il cielo, è sceso un dio e ci ha dato il telefonino. No, è il frutto di umani che avevano proprio problemi differenti e idea di soluzioni differenti. E questo ha portato proprio dentro la nostra vita quotidiana un'intelligenza nuova, che è l'intelligenza che potremmo dirci ci spetta in questo momento. E quando voi pensate, cioè pensate cosa deve essere passare da un modello di intelligenza vecchio di 2 secoli, almeno, e che ha prodotto delle meraviglie pazzesche, dei risultati enormi, no? E pensate che fatica deve essere per noi adesso passare, abbandonarla e passare a un'altra forma di intelligenza. Voi non dovete mai dimenticare che noi tutti stiamo vivendo un momento di trasformazione immenso e quindi siamo stanchi, siamo elettrizzati, siamo eccitati, siamo un po', andiamo un po' a fasi, come tutti quelli che stanno, no, che stanno come quello che si sta per sposare, come quello che sta per cambiare città, come quello che è finito all'ospedale, cioè sono transizioni di fasi violente e insomma ci lasci dentro moltissimo, no? Non necessariamente solo dolore o sofferenza, perché come è successo nella pandemia, quante cose belle abbiamo scoperto pur nel tessuto di una cosa drammatica come quella. Però sono davvero cose faticose, stressanti. Noi siamo una società stressata e quando uno è stressato che fa? Si ammala, cioè. Capite che nel cuore di questa rotazione, nel cuore dell'eccitazione, della fascinazione, della voglia, della paura, continuamente ti svegli ogni giorno, hai voglia di una cosa e paura, voglia, paura, voglia, paura, voglia, paura, attratto da, ma spaventato da. Sei mezzo vecchio, mezzo nuovo, cioè mezzo di te che vuole tornare indietro, mezzo di te che vuole andare avanti. Tutto questo cosa può provocare se non una specie di debolezza proprio del corpo, no? E noi splendidamente, come i greci avevano splendidamente incarnato
in Ulisse e Palamede, una cosa così sottile come la lotta di intelligenze, noi l'abbiamo in maniera fantastica interiorizzato in una forma di malattia globale. Cioè proprio, guarda, non sto proprio bene. Cioè proprio, state là, no? Sotto pressione, ma poi la pandemia è incredibile perché sembra disegnata da uno sceneggiatore di genio, però questo fatto che fosse anche un male, è un male che colpisce da subito, sembra banale ma non lo è, da subito i più deboli, no? Cioè quelli che hanno, cioè il più anziano, quello che già non stava bene, no? Cioè come a dire, guarda, sto facendo una cosa talmente difficile che adesso devo usare la parte del mio corpo, quella che è in grado di farlo, no? L'altra la posso anche eventualmente sacrificare. Dico queste cose e mi rendo conto che sono atroci, perché poi uno ha perso la nonna ed è atroce, ma se voi salite molto in alto e vedete il movimento degli umani, sono un gruppo di animali geniali che si muovono e la trovate spesso una logica, o delle figure proprio narrative che sono fantastiche. E voi se avete la possibilità, la voglia di tirarmi un po' su e guardare la pandemia dall'alto, ci vedete proprio una figura, cioè ci vedete un branco, ci vedete un tipo di animale, lui come si muove, come è fatto. E ci sono diverse cose dentro questa pandemia, una che abbiamo scritto è questa, e la riassumerei così: abbiamo scritto lì dentro, stavamo lì a soffrire veramente tanto, di una strana sofferenza, perché stavamo decidendosi a passare da una forma di intelligenza a un'altra, e in questa esperienza durissima noi troveremo da che parte vogliamo cascare, se indietro o avanti. Ed è quello che succederà. E quando ho chiesto a Ilaria di cosa ti piacerebbe parlare quella sera, e lei, come tutte le persone che io amo, ha detto del futuro, perfetto, e il futuro è questo. Una delle cose che accadrà nel futuro, vuol dire proprio negli anni che ci aspettano, è che decideremo. Decideremo da che parte vogliamo cascare. Cioè decideremo se l'intelligenza nuova ci ha convinto, se è la nostra, la modificheremo un po', perché la nuova intelligenza non può essere semplicemente quella digitale, che non basta, probabilmente la arricchiremo di cose e ci proveremo, oppure decisamente torneremo indietro. E abbandoneremo questa cosa e ci andremo a rincantucciare nell'intelligenza che da sempre conosciamo. Guardate che non è un problema, sembra un problema filosofico, teorico, dice vabbè sì, molto raffinato, però adesso torno a vivere. No, perché la DAD è figlia di questa resistenza qua. Lo vedete proprio in azione la ferita. Un computer è un sistema e appartengono a due intelligenze diverse. L'insegnante di greco è il Mac, metteteli di fianco e poi in mezzo ci mettete uno studente. Pensate che aria che tira in quel punto lì, no? Cioè proprio... Ed è un'aria sì che ti sveglia, ma anche che ti abbatte, cioè è un posto scomodo stare lì in mezzo. E però c'è questo, per questo uso la DAD e ne parlo volentieri, perché è un punto più visibile, ma ce ne sono moltissimi nella nostra vita, ce ne sono moltissimi. Qui adesso ascoltiamo musica, qui ci sono molte persone che amano la musica classica. Ecco, immaginatevi adesso la corrente che c'è lì in mezzo. Cioè abbiamo la musica classica che ha coinciso, la storia della musica classica coincide proprio con la storia di questa intelligenza, quella da cui veniamo. Praticamente sono cresciute insieme, hanno trionfato insieme, sono impazzite insieme, se ci pensate. Quindi non c'è niente quasi come la musica classica che incarna quell'intelligenza lì. E allora adesso che ne sarà della musica classica? Cioè quando arriva Palamede, cosa succede, no? E se pensate alla pandemia, ad esempio, la pandemia cosa ha fatto? Ha preso Ulisse e l'ha chiuso in casa, cioè ha detto te non esci. Cioè gli ha proprio ammortizzato una delle cose più forti che aveva, il suono, l'artista, no? E allora cosa è successo? Tutti a fare... Anche Gloria faceva le cose streaming, no? Attraverso computer, ok? E poi mi telefonavano i miei amici musicisti e mi dicevano, ma io non so, io lo faccio, ma che senso ha? Cioè, io ho studiato tutta una vita per un'arcata del violoncello, così, e adesso l'MP3 c'è una qualità di suono, capite? Ma cioè, che senso? Domande grosse, no? E tutti stavano nello stesso problema, Ulisse, Palamede.
Tutti stavano come mio figlio, 14 anni, a metà tra la professoressa di greco e il MEC. E tu tirava un'aria, no? Bestiale, no? E quello che veramente non so è come ne usciremo. Cioè è difficile oggi dire davvero chi vincerà fra i due. È molto difficile. Io per esempio, quando ho scritto The Game ero convinto che saremmo scivolati abbastanza velocemente verso la nuova intelligenza e boh, non se ne parlava più. Adesso se me lo chiedete veramente, sapete che non so come finirà. Certamente se torniamo indietro sarà un lutto tremendo, non so come la aggiusteremo. Mi sembra più verosimile che andremo poi veramente tutti verso una nuova forma di intelligenza, però ecco, è un cammino molto più spinoso di quanto pensassi. Siamo lenti, siamo indecisi, facciamo un errore, cioè stiamo lasciando decidere quali delle due intelligenze scegliere, lo stiamo facendo decidere dai vecchi, che è un enorme errore. Cioè siamo un tipo di società in cui purtroppo, diciamo così, è sparita questa missione dei giovani di rivoltare il mondo. Non so se avete notato che i giovani oggi fanno molte cose, ma una che non fanno è rinegoziare le condizioni della vita, che era la missione prima di tutte le generazioni dei giovani, cioè entrare, mettersi al tavolo e rinegoziare le condizioni per cui essere vivi o morti. E questi giovani sono stranissimi, non fanno sostanzialmente questo, e quindi noi ci troviamo in una situazione piuttosto paradossale di lasciar decidere a gente troppo vecchia, ma mi ci metto in mezzo, una cosa che invece riguarderà generazioni future. E questo ci complica molto la vita. E non so come siamo finiti lì, ma è andata così. E quindi non so veramente come finirà, però trovo che è molto importante sapere che questa è la cosa che sta succedendo, in modo che voi la riconosciate, io la riconosca nelle grandi cose, nei sistemi, la politica, la filosofia, come stiamo al mondo, la morale. Ma poi anche nella DAD, vostro figlio, il circolo della Boccia, cioè a tutti i livelli, perché sono lì davanti uno all'altro, Palamede e Odisseo, si stanno guardando negli occhi, non ne possono più di questo duello, noi non ne possiamo veramente più e non riescono a uscire. Vediamo se la pandemia con questo shock ci stacca da lì e ci porta in un posto in cui riusciamo a vivere un pochino meglio. Beh, mi siete stati ad ascoltare proprio bene, grazie.